che sarà subito dopo scaricabile sia dal sito www.messinaora.it e dal sito del Centro Multiculturale Officina www.offme.it. Tornerà sul palco e qui in prima fila il maestro Tony Giuffrè, che realizzerà anche questa volta un quadro in estemporanea che potremo ammirare alla fine del concerto dei Faber Quartet, e ovviamente Lelio Bonaccorso, che ha realizzato per il mese di febbraio una nuova grafica attinente, bellissima, la potete guardare sulla pagina Facebook ufficiale della nostra rassegna In direzione ostinata e contraria, che ha realizzato, dicevo, questa bellissima grafica per il tema del Mediterraneo. Le associazioni che collaborano con noi per la realizzazione di questo evento sono Anymore Onlus, Emergency, Amnesty International, Messina Eventi, Divento Teatro, La Sicilia ai Siciliani e Vivaio delle Idee. Saranno presenti tra l'altro i ragazzi di Universi Teatrali, che come ogni primo giovedì del mese realizzeranno degli intermezzi teatrali concordamente con Marco e gli altri ragazzi dei Faber Quartet. Prima di dare inizio al concerto dei Faber Quartet e quindi alla nostra splendida serata, ovviamente proietteremo il video della collana di Fabrizio De André, che ogni primo giovedì del mese introduce il tema dalla collana Dentro Faber, e quindi appena subito dopo la proiezione del video comincerà ufficialmente il concerto, e quindi per questo vi auguro buona serata. Grazie. Sì, mettiti là. E quindi ci riprendiamo la linea dopo averci fatto introdurre praticamente da Marco Mancini. Ma perché Fabio. Buonasera a tutti, l'avevamo data la linea. Sì, sì, noi eravamo già partiti. Chi ci sta seguendo anche su Facebook lo salutiamo, noi eravamo già in diretta, mentre tu stavi giusto prendendo gli ultimi appunti per introdurci in questo quinto appuntamento di questo progetto che ormai insomma ha già qualche mese di esperienza, continua ad andare avanti, e noi come ogni primo giovedì del mese siamo anche stasera all'Officina. Naturalmente io voglio ringraziare la parte tecnica che rende possibile tutto ciò, che oggi è impersonata nell'unica figura di Patrick, che è al di là alla regia, microfoni e telecamere. E io ti direi un sasuera, visto che oggi è giovedì di carnevale. Grasso, giusto, è un giovedì grasso. Credo che Giorgio Grasso faccia il cognomastico. Complimenti, si può dire. In effetti non ci avevo pensato. Hai mangiato qualcosa di grasso oggi? No, io generalmente mangio qualcosa di grasso, quindi. Bene, da che cosa sei vestita? Ma Bruno, ti potrei dire che insomma sto pensando a come vestirmi, perché qui lunedì ci sarà un altro appuntamento carino, simpatico, con tante maschere, e io ho scelto la mia, dedicata ai cartoni animati. Potremmo fare un quiz, aiutatemi, piuttosto aiutate invece a capire che cartoon potrebbe essere. In effetti io ancora non ho deciso, in realtà l'ho scoperto stasera di essere invitato, quindi prendevamo parte a questa serata, io sono naturalmente felicissimo di unirmi. E l'abbiamo nominato prima, sì, quindi sì, a questo punto lo invitiamo qui al centro, naturalmente. Giorgio Grasso, naturalmente di antiauguri per il cognomastico, ti avevamo nominato giusto poco fa. Buonasera, ma smettiamolo con questa ironia da osteria, voglio dire, siamo in un centro multiculturale, insomma. È stata una ma sua noi idea. Teniamo alto questo momento. Buonasera a tutti, bentrovati amici di MessinaOra.it, bentrovati nuovamente al primo giovedì del quinto mese. Quinto. Trascorrono i mesi, tra un po', insomma, potremmo quasi. Tra un po' partoriamo. Esatto. Tra un po' partiamo, siamo al quinto mese, quando comincia a vedersi un po' di. Capisci? Di pancetta. Comincia a dare i primi calci. Comincia, sì, a dare i primi calci. I vangiti li sentiremo a fine stagione, però intanto iniziamo questa nuova avventura in un mare di cultura. È il tema, insomma, sì. Mi corre l'obbligo. Tra l'altro, insomma, a dispetto di quello che può far pensare il Mediterraneo, quindi bel clima, tempo solare, eccetera, stasera c'è un freddo. È una delle serate più fredde di febbraio. E del resto, il mare d'inverno, non lo dico io, lo dice Enrico Ruggeri. È come un film in bianco e nero. Esatto, qui non viene mai nessuno, tra l'altro, ma in realtà stasera c'è tanta gente. Giorgio, se diciamo Mediterraneo, a te cosa viene in mente così subito?
mi viene in mente Spazi Sconfinati e io tra l'altro del mare ho un po' paura, quindi tutto il mese di febbraio lo passerò avendo paura. Addirittura, come appunto non si capisce il tema di questo mese è il Mediterraneo, quindi le varie declinazioni del Mediterraneo secondo Fabrizio De André. E invece quindi comunque stasera il, diciamo, il copione è sempre più o meno lo stesso, quello da ormai, stessa formula non si cambia, no? Assolutamente, squadra che vince non si cambia, il canovaccio è sempre lo stesso, siamo adesso, abbiamo iniziato adesso facendo partire il DVD dentro Faber, della collana per l'appunto dentro Faber, da cui ha mosso i primi passi questa iniziativa, perché è tutto partito da questo, e concettualmente, alla fine dei 40 minuti circa di proiezione del DVD del Mediterraneo in questo caso, ovviamente anche sul palco, noi finiremo di parlare, lasceremo spazio alla musica dei Faber Quartet. Contemporaneamente, esatto, partirà il concerto dei Faber Quartet e poi universi teatrali come al solito con i suoi intermezzi recitati, parlati, comunque la loro presenza si sentirà sul palco, il maestro Tony Giuffrè, avete parlato di Samuel Tuzza e della sua, devo dire, bellissima mostra che mi fa avere un po' meno paura del mare. Come il titolo della mostra di Samuel Tuzza? Mediterraneo. Per dire, no? Non avrebbe mai detto. C'è una meravigliosa foto di un, la mia preferita, io leggo sempre una foto ogni mese preferita, il mese scorso ho avuto un po' difficoltà perché quella del maestro Germano Cucinotta era un po' concettuale e io sono un po' terra terra rispetto alla sua concettualità, questa invece è molto più pregnante secondo me e ho già scelto la mia foto preferita, ho eletto quella del marinaio perché in ogni ruga c'è una storia secondo me. Vero. E con questo io direi che possiamo veramente salutarti, perché ti lasciamo proprio al top della poeticità. Insomma, voglio dire, mi sto facendo grande, quindi qualcosa di sensato dovrò pur dire. Noi siamo contenti, ti auguriamo. Naturalmente poi diciamo, noi ricordiamo che dopo i Faber Quartet ci sarà il DJ set curato da te. A deflusso, diciamo, sì, il DJ set da deflusso, non da reflusso, che è un'altra cosa. Okay, grazie mille, grazie, buon divertimento. Grazie a voi, buon divertimento a voi. Ovviamente voi catturerete i protagonisti come siete soliti di fare. Certo. Fatelo anche stavolta, grazie. Ciao. Ciao, grazie a te. Ecco, quindi, Fabio, quindi visto, l'abbiamo siamo un po' fisarmonica, cioè andiamo e ci stringiamo. Tra l'altro oggi proviamo per la prima volta questa conformazione ad angolo. Sì. Di solito eravamo fermi, adesso invece assumiamo questa cosa d'angolo. Potrei siamo anche provare un po' a stare come così nel Mediterraneo. Potrei molto provare a stare così. Anzi, no, tu sei un sirenetto in questo momento, quindi un po' cola, un po' pesce mi verrebbe da dire. In realtà quella che stiamo ascoltando in sottofondo è una delle canzoni mie preferite di Fabrizio. Che sarà almeno la quinta volta che l'ascoltiamo, sì, perché ogni mese la facciamo entrare per un modo o per un altro. In realtà infatti la Creusa de Mare, la creatura, no? La piccola, la giovinetta genovese che stava dove? Nella Creusa, okay, che è praticamente una via. Ah, ok, di Genova. Una via di mare, infatti. Ah, okay. Non so se hai capito, io sono totalmente no, diciamo che ignorante della poetica delle André. Canzoni in dialetto genovese, di Fabrizio De André più conosciute. Infatti, no, questa era l'unica cosa che sapevo su questo pezzo. Ma in realtà no, vogliamo comunque dire... No, perché mi stavo confondendo con il Carruggio. In realtà il Carruggio è la via del mare, la Creusa è proprio la creatura. E sarà un caso che siamo proprio a un passo dalla via del mare? Sì. Ecco. Vedo anche che sta per venirci incontro. È successo qualcosa, signori? Invitiamo naturalmente innanzitutto Ciccio. Sì, generalmente Ciccio, ci raggiunge Ciccio dopo. Dimbro, questa volta... E soprattutto? Sì. All'ultima volta, io mi ricordo che lui aveva detto io e il gin tonic siamo una cosa sola. Questa volta ha posato il cocktail prima di sedersi. Intanto correggo il tuo intervento perché non bevo mai gin tonic, ma rum e coca. Non vorrei si offendesse la mia ditta di rum preferita. Per cui. Però comunque sta di fatto che l'hai posato prima di venire qui. Sì. Che è successo? Vabbè, un po' per comodità. Un po' di rispetto. Solo per il comodità. Pensavo temevo una separazione in casa, cose di questo genere. No, niente. Come va? Va benissimo, grazie.
In realtà stavamo giusto anche commentando con Giorgio che insomma 5 mesi sono anche tanti e fin qui è stata una bellissima esperienza e c'è ancora tanto da dire. Più passano le settimane più ci rendiamo conto che questo è effettivamente un esperimento ben riuscito, perché no, sento un po' il mio ritorno. Infatti, quindi, no, la cosa è bella è che quando c'è casino urliamo, sì. C'è silenzio, parliamo, parla normale. Non mi distrarre, sto facendo un discorso abbastanza serio. Stavo dicendo che appunto comunque, come avviene spesso, no, nelle poesie e nelle canzoni, più le ascolti più ti danno qualcosa di diverso ogni volta che le ascolti, dipende dagli stati d'animo eccetera. Qual è stato il tuo stato d'animo? È mediterraneo, Ciccio? È molto mediterraneo, sì, assolutamente. E in sì. Che senso? Allora, intanto De André, ovviamente parlando di Mediterraneo, abbraccia molto la sua Genova. Genova è molto legata a Messina e il concetto di Mediterraneo è un concetto che noi da messinesi, da siciliani, abbracciamo in pieno. Siamo al centro del Mediterraneo, siamo stati uno dei porti principali del Mediterraneo. Crocevia. Crocevia di tantissime esperienze, commercio. Purtroppo parlando un po' sempre troppo spesso di passato e mai pensando al futuro, come invece è riuscita a fare Genova grazie agli ultimi interventi anche proprio urbanistici che l'hanno resa una città assolutamente moderna. Anche sugli investimenti culturali, è una città che comunque dà molto e riceve molto in cambio. E noi sfruttiamo il tema del Mediterraneo anche per riscoprire e reinterpretare le potenzialità che una città come Messina può avere, e quindi tutto l'impegno che si deve mettere per riportarla al lustro di qualche secolo fa ormai, perché di tempo ne è passato. Oddio, anche se qualcuno che sostiene che ancora negli anni 60 la città era molto, sì, più vivibile, c'era sicuramente adesso più fermento di quello che ritroviamo adesso nel 2013. Noi siamo convinti che questo fermento si possa ricreare, si possa ampliare, aumentare, accrescere, quindi... Insomma, anche questo esperimento è una bella prova di sinergie tra tante associazioni. Ricordiamo che qui all'officina c'è un crogiolo di associazioni che hanno dato vita a questo, sì, progetto. Sì, sono un gruppo di associazioni, circoli, movimenti che hanno creduto fortemente in questo progetto e quindi hanno voluto fortemente realizzarlo. Siamo al 5° mese, per cui già un bel po' di cammino è stato fatto, tanti passi abbiamo mosso nella nostra direzione ostinata e contraria, e speriamo di arrivare all'8° mese di questo percorso ancora vivi e ancora entusiasti del progetto. Noi, con questo è naturalmente anche il nostro augurio, naturalmente io faccio sempre la solita domanda, perché con te siamo soliti guardare un po' a tutto la programmazione mensile. Il tema è il Mediterraneo, ci dovremmo aspettare mango? Allora, ma mango per niente, credo. Mango direi una... Io ci vengo, ma se per mango io ci vengo. Allora, lasciando perdere mango, avremo la prossima settimana, che cade tra l'altro nel giorno di San Valentino, per cui invitiamo tutte le coppiette che vogliono festeggiare lo San Valentino almeno dopo cena a venire a godere di uno spettacolo degno. E ci sarà una cantautrice molto brava che canta in dialetto siciliano sulle orme di Rosa Ballistrelli, di cui interpreta anche alcune, sì, canzoni, per cui ripercorreremo il Mediterraneo attraverso la cantata dialettale che è tanto tipica di De André, per quanto riguarda ovviamente la sua versione genovese. Tra l'altro, uno dei primi dischi usciti in dialetto in Italia è criticatissimo prima dell'uscita, che poi riscuotette un, si può dire riscuotette? Riscosse, credo. Riscosse. Abbiamo il nostro Thesaurus. Benissimo, meno male che mi è venuto il dubbio almeno. Ma c'era qualcosa dentro di te che ti tormentava. Sì, esatto. È un disco di grande successo che lanciò, diciamo, ne parlavo giusto prima con il nostro curatore di mostre, lanciò questo nuovo modo di interpretare la musica attraverso il dialetto tipico della propria regione. E da lì poi Tazenda, Nino D'Angelo, esatto, tutti quanti a fare. Il neomelodico napoletano ha sempre garantito successo. Diciamo che i Tazenda, già come espressione dialettale, seguono forse l'orma di Andreiana. Se ci dovessi selezionare o comunque dire qualcosa di questo mese, naturalmente, come dire, qual è il preferito, qual è il tuo figlio preferito? Non si dice mai, papà non lo dice mai qual è il figlio, esatto, preferito. Però una cosa che ti dice, questo mi intriga. Guarda, la cosa che mi piace di più di questo mese, non andrò su uno degli eventi in particolare, ma sul concetto generale, è la riscoperta della messinesità e della sicilianità, perché il Mediterraneo, come dicevamo prima, è un tema che ci lega molto alla nostra terra, e forse è il caso di riscoprirlo nella sua vera essenza. Il mare porta tutto, porta contaminazione, porta mercato, commercio, porta risorse, porta vita, porta cibo, quindi porta dovremmo, sviluppo, porta sviluppo. Dovremmo un po' riscoprire il nostro mare e capire bene come
sfruttarlo senza mortificarlo. Che bello, che bello. E porta anche tanta poeticità. Cioè questo è la seconda, il secondo intervento che chiudiamo con questa poeticità che ci pervade. Io sono proprio basito, volevo fare una battuta ma non la faccio, e giusto per non scadere. Il termine basito che l'ha ripreso da un vocabolario che non usava proprio. In realtà sto leggendo il vocabolario, sono fermo alla B, quindi per questo. Probabilmente questi sono i frutti di 5 mesi di percorso che alla lunga vuol dire che la cultura paga. Sì, sì, è proprio vero, è proprio vero. Ciccio, noi ti ringraziamo, grazie, ti auguriamo una Ciccio. Buona serata e un buon mese lungo, appunto, in questo Mediterraneo. Grazie a voi, buona serata e ci rivediamo il mese prossimo, come sempre. Noi qua forse stiamo. Forse anche prima, sai? Forse anche prima, ancora meglio. Okay, ok, grazie. Non ci impallare quando vai via. No, no, non ci impalla. Tra l'altro ci ha dato anche un assist perché in qualche modo ha introdotto quello che sarà il nostro prossimo ospite. Come ogni mese una mostra fotografica accompagnerà il percorso musicale delle quattro serate e questa mostra fotografica è stata curata come sempre da Mosè Previti e il fotografo in questione è Samuel Tuzza, che noi invitiamo a entrino sedersi nel curatore e fotografo. Buonasera. Ciao Samuel. Samuel Tuzza è molto timido, io l'ho incontrato mentre stavano giusto allestendo la mostra e il buon Mosè non gli aveva detto che sarebbe stato con noi in diretta, quindi cerchiamo di mettergli a loro agio. Lo hai fatto apposta? Probabilmente inconsciamente sì, per non creare situazioni o imbarazzi o tensioni inutili. Gli amici, vero? Sì, grande amico. Allora, come nasce la mostra Mediterraneo? Allora, praticamente ho seguito il tema, diciamo, forse ho avuto già la fortuna di avere un tema abbastanza facile rispetto agli altri, perché comunque i temi di De André sono molto complicati, difficili, introspettivi forse pure, e io, diciamo, ho avuto la fortuna, anche perché mi avevano notato, diciamo, per i paesaggi, mi hanno detto ti diamo il Mediterraneo, che bene o male tu potresti esprimerlo, diciamo, al meglio. Così, diciamo, ho studiato, diciamo, un pochettino, perché De André non lo conoscevo benissimo. Poi le canzoni dedicate al Mediterraneo sono tutte in genovese stretto, quindi ho dovuto pure cercare le traduzioni. E così, diciamo, ho seguito questa traccia di De André. De André parla molto del mare, dei suoi odori, del suo movimento, dei pescatori, dei marinai. Parla anche veramente di prostitute, cibo, gente, diciamo, di mare, pescatori, insomma, quindi, diciamo, mi sono dato più al paesaggio. Gli unici ritratti che ho fatto sono un pescatore e poi mi sono ispirato pure a una vecchia leggenda che lega pure le canzoni del Mediterraneo a Messina, perché parla di Scipione Cicala, che era praticamente un ragazzo di origine genovese però nato a Messina, che si consegnò, diciamo, ai turchi e non combatté, diciamo. Poi una volta convertito, diciamo, a Maometto, lui salvò il sultano e da lì tutta la sua vita comincia, diciamo, a ingranare a suo favore, diventò gran visir, gli diedero 40 galere, insomma, e conquistò, diciamo, gran parte dei territori anche qua in zona, cercò di conquistare la Calabria, Messina, tornò in patria. Quindi, diciamo, l'unico ritratto che ho voluto fare è questo, perché richiamava bene il tema del Mediterraneo. Insomma, quindi comunque, diciamo, facile ma mica tanto, perché comunque hai studiato tanto. Sì, diciamo, siccome non conoscevo bene De André e queste canzoni soprattutto, ho preferito, diciamo, cercare di centrare al meglio il tema, diciamo, oltre metterci del mio, perché c'è molto del mio, in quanto il tema era comunque Genova e il Mediterraneo e per convenienza, diciamo, ci siamo spostati sul Mediterraneo e basta, ho dovuto, diciamo, leggere qualche cosa, insomma, su De André. Mosè, quanti vetri hai pulito questa volta? Naturalmente tutti e 10, come tutte le volte. E ho attaccato una quindicina di chiodi. Non si può dire, infatti, che non batte un chiodo, Mosè, no, perché no. È uno di quelli che chiodi tra li l'altro batte. Magari il mestiere del curatore potrebbe sembrare un mestiere dall'altissimo impegno intellettuale. Invece potrebbe avere un medio impegno intellettuale e un pesantissimo lavoro fisico di pazienza, più che altro di precisione. E poi ti lascio la parola. No, possiamo comunque sposare la tua causa e comunque fare un appello qui per delle bacheche fisse per le foto? La questione è complicata e annosa, nonché molto vecchia, perché dal tempo parliamo. Però posso dirvi che sicuramente dal prossimo tema.
se non da giovedì prossimo, ci sarà un allestimento molto più facile, molto più veloce, diverso, più carino e anche più in linea con i dettami della museografia. Noi di questo siamo felicissimi. No, io ho scoperto insomma che Samuel tra l'altro abita molto vicino all'officina, quindi comunque da messinese vive il mare anche nella zona sud, in una zona che in un certo senso potrebbe essere quella zona da riqualificare, da cui Messina potrebbe cominciare a riscoprire quella parte di mare totalmente chiusa. La città, in realtà siamo a pochi chilometri dal mare, ma questo mare ci è ostruito fondamentalmente. Sì, sì. Tu che hai vissuto qui, alla luce anche di questa esperienza, hai qualcosa da condividere con noi stasera? Sì, praticamente io comunque ho fatto anche diverse foto nella zona falcata e quindi diciamo già conoscevo questo problema della zona del mare non sfruttata. Ho fatto pure una collettiva insieme a molti altri fotografi per quanto riguarda la zona falcata, appunto, e penso naturalmente che quella zona dovrebbe essere riqualificata perché è molto vasta e molto bella, nonostante diciamo la sporcizia che c'è, però secondo me vale la pena di riqualificarla, diciamo, sia questa zona che altre zone più a sud comunque, che comunque non conosco benissimo, quelle più a sud, però so che sono in brutte condizioni, insomma. Mosè. No, dico io volevo tornare su questo argomento perché comunque noi pensiamo anche a Messina, al mare, un po' nella zona nord, no? Capo Peloro, l'idea dello 7, eccetera. No, ma lo dico io che sono appunto di Canzini e Torre Faro. Però proprio perché è anche un'esperienza di luoghi quella che facciamo, non è un caso che l'officina sia nata qui, che si propone come un centro multiculturale, eccetera. Questa è una zona ricchissima di energie. Basta pensare che a esattamente a 150 metri, forse neanche da qui, c'è la casa, forse probabilmente degli artisti del Novecento messinese tra i più importanti, il Cavaliere Cammarata. Il Cavaliere Cammarata che io ho avuto la fortuna di conoscere e intervistare poco prima che morisse. Ecco, il Cavaliere Cammarata è un personaggio che appartiene già alla postmodernità dell'arte. Non era un solitario, cioè uno, come Cammarata ce ne sono in Sicilia, ce ne sono stati tantissimi, nel mondo altrettanti, ed era un tipo di arte veramente viscerale, viene chiamata diciamo di outsider art, l'arte insomma di quelli che stanno dei paria sociali tra virgolette. In realtà è un'arte profondamente inserita dentro la società perché cerca di sfruttare l'elemento estetico, specialmente Cammarata, che di questo ha fatto proprio un programma artistico culturale proprio definito e scritto, voleva trasformare la sua casa comunque abusiva in un luogo d'arte per riscattare Mare Grosso, cioè quindi era un artista, questo luogo è fortissimo. Peraltro si chiama Mare Grosso, che qui ci sono le correnti più potenti, peraltro, dello stretto. Cioè è un luogo anche di energie ambientali, non di poco conto, quindi anche questa via potrebbe essere... Proporrai una serata a tema Cammarata? Io spero, non posso rivelare nulla, però spero che... Beh, è una vecchia battaglia, per molti versi anche un po' persa. Io mi ricordo che proprio pochi mesi prima che morisse, Cammarata comunque era contento perché era stato un momento in cui una serie di iniziative l'avevano fatto meglio conoscere alla città, c'erano dei ragazzi che si erano avvicinati a lui, io stessa con altre persone eravamo andati insomma ad intervistarlo, eccetera. Purtroppo però al suo funerale non c'è stata nessuna delle istituzioni cittadine che hanno presenziato a questa perdita, che comunque alla luce degli anni che poi sono passati è stata una perdita per la nostra città. Assolutamente sì, io insieme a Pierpaolo Zampieri e altri ragazzi abbiamo costituito un collettivo che si è occupato in questi mesi di sviluppare un discorso sul Cavaliere Cammarata. Non abbiamo avuto mai un'uscita formale, probabilmente molto presto organizzeremo una delle iniziative per pulire quello che rimane del prospetto della Casa del Cavaliere, che è stato adesso recintato per proteggerlo da altri atti vandalici. E poi vorremmo iniziare una serie di iniziative per restaurare anche quello che c'è adesso e per riscoprire la memoria del Cavaliere. Insomma, chissà perché abbiamo parlato di Cammarata e che il mare, no, porta anche gli spiriti dal mare, no? E quindi... Peraltro è vero quello che hai detto che stai accennando anche tu, fondamentalmente la zona sud, del centro sud, la città non ha più affaccio a mare, è privata da quello perché c'è la ferrovia e per tante altre ragioni. Però la vulgata dice che fino agli anni 60, fino a metà degli anni 60, i messinesi venissero a mare qui
scendendo dalla Piazza Cairoli con la sugamano. Pensa da Piazza Cairoli al mare quanto dista. Sono veramente pochissimo. Noi abbiamo un'idea della città che è assolutamente distorta. Ma nella zona adesso dove è la Rada San Francesco, nel senso là si andava, c'erano i bagni, c'era un bagno Vittoria. Bagni Vittoria e esatto. Bagni Re. È un problema questo secondo me, anche se vogliamo Amodeo. È un problema di estetica moderna e di ottica. Cioè a Messina noi viviamo su una striscia di terra molto stretta, molto lunga, siamo costretti a muoverci dentro le macchine e la nostra vista non raggiunge mai l'orizzonte perché è continuamente fermata dai palazzi. Questo ci impedisce di vedere la situazione ambientale in cui noi siamo. Cioè noi viviamo dentro uno scenario naturale, a parte bellissimo, comunque enorme, gigante e potentissimo anche perché ha un... Purtroppo vivendo a livello del mare non ci rendiamo conto della potenza dello scenario perché anche tanti perché edifici... Perché siamo dentro lo siamo scenario. Siamo dentro e tantissimi edifici ci vietano di guardare, di vedere. Voleva dire qualcosa Samuel Tuzza? No, giuro che non volevo dire nulla. Se mi permetti volevo spezzare più di una lancia e qualche obiettivo fotografico in favore dei fotografi messinesi. Che nascono, secondo me, molti fotografi messinesi nascono naturalmente fotografi perché i fenomeni naturali dello stretto, l'atmosfera dello stretto cambia praticamente ogni minuto. Quindi è la luce fa centinaia di giochi impressionanti. Quindi secondo me Messina è un ottimo vivaio per fotografi, fino a ci siamo dimostrati tutti piuttosto degni, devo dire. Verifico subito, Samuel, secondo te è vero? Certamente. D'accordo. Ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Allora, ricordiamo, per tutto il mese, Sala Gialla Mediterraneo, mostra di Samuel Tuzza, curato da Mosè Previti. In una parola, perché venire a vedere Mediterraneo? Perché è bello. Ok, benissimo, mi sembra un ottimo motivo. Infatti, grazie mille ragazzi, grazie. Buona serata. Ci vediamo. Ciao. Grazie. No, grazie, non è molto televisivo da Messina, no, diciamo, ma cordialità non si salutano neanche, sì. Allora, infatti sì, uscite dove vi pare, le uscite di sicurezza sono bene indicate. E noi allora, in questo momento, io guardo qui perché abbiamo appunto questa telecamera puntata. Allora, in realtà io non so se stasera riusciremo a parlare con i Faber 4. Io li ho visti fuori. Stanno arrivando perché in realtà giustamente ne approfittano prima del concerto per andare anche a cenare. Anche sì. Perché pure loro hanno diritto, giustamente. Tra l'altro loro, ricordiamo, sono di Reggio, quindi ne approfittano. No. Magari ne approfittano per venire qua a mangiarsi, potremmo prendersi un arancino sulla glielo potremmo chiedere. No, che potremmo chiedere perché non prendono più quelli di una volta, no. Neanche gli arancini. Guarda, andiamo proprio su questa nostalgia. Dai, forza. Guarda, tu dopo che hai citato Mango, no, per stasera non puoi più fare battute. Ma guarda, mi stanno venendo così a raffica, tipo prima hanno detto gente di mare, ho detto Raff. Datemi Raff. Poi prima aspetta, non mi ricordo che volevo dire. Però quella era una gran bella canzone. Tra l'altro credo che abbia vinto anche un Sanremo gente di mare. Non la cantavano i Morandi. No, quella. Che sia. Quella e si può dare di più. Scusa. Memoria storica. Allora qua. No, in realtà io direi che pure potremmo fare una bella. Invece tema Mediterraneo, tema Sanremo. Teatro non è mai andata a Sanremo. Ma con chi l'ha cantata Raff? Con Umberto Tozzi sempre. Ma Umberto Tozzi e Raff. Aspetta che Teatro non è mai andata a Sanremo. No. Neanche come ospite. No, credo proprio di no. Niente. Perché dice l'artista? Suo figlio sì, Cristiano De André, sì, in realtà diciamo che anzi ha sofferto, ha pagato un po' questa sua... ma sdoganiamo Sanremo, non per forza, ci sono stati anche artisti di rilievo assolutamente Sanremo, ma passiamo a Sanremo, sai che noi insomma generalmente Sanremo lo seguiamo anche su Messina ora, ma io sono l'anno scorso abbiamo fatto un contro Sanremo, siccome ci mancava la Jalapas, allora ce la siamo fatta da noi la Jalapas, quindi abbiamo ascoltato insomma, abbiamo guardato la TV. Nel frattempo c'era qualche pazzo che guardava noi mentre guardava il festival di Sanremo. Carino. Probabilmente lo ripeteremo quest'anno. Posso sì. Prenotarmi per una sera? Certo, io l'ho detto apposta. Perché okay, come potremmo mai state fare? State con noi. Senza le battute. Invece, Messinora, che cosa ha pensato per San Valentino? Guarda, mettiamo un cuoricino sulla O di Messina ora. Ma no, noi ci amiamo tutti i giorni, non so. Questo non Valentino. Lo sappiamo appunto.
Io poi comunque io sarei sempre per il per l'amore non corrisposto. Io sono un romantico negativo. Perché per te l'amore è sofferenza, ho capito. Non è che sono sofferenza, ma ci trovo molta più passione nell'amore non corrisposto. Più poeticità. Dai, facciamo poste fabbricate. Pensavo ti facessi schifo questo ragionamento. Ma anche, prego, ne approfitto per chiuderlo qui. Prego ragazzi, non Ciao. Credo sia il posto migliore dove appoggiare un cappello, la telecamera, però va Vabbè. Bene. Il nostro divano si allarga sempre più. Buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera. Buonasera. Prima domanda fondamentale, l'avete trovato da mangiare? Sì. L'abbiamo fatta. Quindi Vabbè. Le indicazioni date erano giuste? Sì, erano giuste. No, lo diciamo a beneficio di quelli che giustamente vi seguono da fuori, si preoccupano, fidanzate, mogli, non so, voi dal punto di vista sentimentale... siete impegnati, ci facciamo un po' i fatti vostri, man mano che passano i mesi vogliamo saperne di più. Giusto, io sono bello e tranquillo, bello e beato e felice. Idem. No, noto un po' di rassegnazione. No, ma lui si è ripreso subito, ha detto bello, tranquillo, felice. Felice assolutamente. No, questo ci crediamo e stiamo un po' scherzando perché comunque febbraio è anche il mese di San Valentino e stavo giusto dicendo a Fabio che mi stava chiedendo se noi su Messina ora metteremo un cuore di sfondo, ma non esiste, cioè per noi l'amore deve essere tutti i giorni. Tutto l'anno, cioè l'amore è tutto l'anno, non è San Valentino. Ma per quanto è che fanno a San Valentino? Suonano? No, non suoniamo quest'anno, no. San Valentino penso di mangiare del pesce con mia moglie. È la cosa migliore, va bene. Pure tu sei impegnato? No, a San Valentino ci riposiamo, anzi pensiamo al prossimo mese, siamo già... al lavoro. Sì, okay. Perché in effetti ricordiamo che, insomma, grazie o, insomma, purtroppo, per colpa di questo progetto, ormai Faber Quartet hanno praticamente tutto il repertorio di De André a disposizione per poterlo, insomma, suonare. Ci stiamo lavorando, sì, finiremo a maggio con 95 brani all'attivo, su 108 praticamente... una buona parte. Penso siamo quasi lì per essere la cover band su De André che ha più brani in assoluto. Quanto è difficile il dialetto genovese per te che comunque lo devi cantare? È difficile parecchio perché ci abbiamo dovuto lavorare tantissimo, abbiamo provato molto e soprattutto per comprendere, per capire, esatto, quindi. Tanto devi capire quello che stai dicendo, che non basta impararlo a memoria foneticamente, e devi capire anche cosa stai dicendo giusto per rendere un attimo più interessante il discorso. Ok, al di là del discorso però dell'emulazione su De André, appunto voi, il lavoro che fate, che rapporto hanno i Faber Quarter con il Mediterraneo? Faccio rispondere lui che mi guarda con la faccia un po' più appunto interrogativo. Ma noi, vivendo anche nel Mediterraneo, ci siamo trovati bene a fare questo tipo di percorso. È qualcosa che noi già abbiamo insito e che lo stiamo portando fuori. Quindi il genovese, il mare, per noi è qualcosa di nostro. E il Mediterraneo ce l'abbiamo dentro perché è la nostra terra, le nostre origini. Confermi? Scusami. Confermo sì, anche perché penso che ognuno di noi, tutti coloro che sono nati e hanno vissuto nel Mediterraneo, in questo bacino, non si troverebbero a proprio agio in altre situazioni. Io sono convinto che comunque, anche se qualcuno, io ho molti amici che sono andati a lavorare chi in Germania, chi addirittura in Australia, però comunque il Mediterraneo è dentro di noi, facciamo parte di questa terra e ce la porteremo dentro, che ci troviamo qui o al Polo Nord o nel Sud America, siamo sempre del Mediterraneo. Il mare è dentro, come si suol dire, insomma. È tutta la serata che Palmira va avanti a citazioni di canzoni a caso. No, veramente era un film, però vabbè. Canzoni barra film barra citazioni in genere. È un elemento che ispira, sempre ispirato, da che mondo è mondo. Poi tra l'altro noi, insomma, tra calabresi e siciliani siamo fortunati perché abbiamo lo stretto che è uno dei paesaggi più intensi del Mediterraneo. Infatti dalla finestra di casa mi posso gustare la Sicilia, che oltre che il mare comunque è sempre bello avere un bel panorama come questo. Geograficamente siamo fortunatissimi. Magari a livello occupazionale, dove siamo in tema, non siamo proprio messi bene,
Però come disse qualcuno a quelli del nord, dovete lavorare di più, altrimenti noi qua. E per quanto riguarda la scaletta di stasera, quali sono i pezzi mediterranei che avete, di De André, che avete scelto? Pezzi in dialetto genovese sono, ricordo così due o tre a memoria, sono Sinanca Budan Pascià, A Domenica, A Simma, A Pittima. A Pittima. E poi Dame Riva e una in sardo che è Monti di Mola. Anche quella ha trovato un bel po' di difficoltà, perché comunque sì, facendo parte noi del bacino del Mediterraneo, comunque un dialetto, anche se ce ne sono tantissimi in Italia, poi c'è molta differenza tra quello meridionale e quello settentrionale, però comunque in un certo senso se uno ci mette un po' di testa riesce anche a capire quello che c'è scritto su un testo senza dover ricorrere alle traduzioni, certo se uno ci mette un minimo di... Quindi sono convinto che certo sarà difficile per chi ascolta capire esattamente quello che diciamo. Però se qualcuno conosce De André, magari questa sera potrebbe avere l'opportunità in più di andare a riscoprire queste tematiche trattate in lingua genovese. E dal punto di vista invece musicale, proprio da suonare, diciamo, sono pezzi complicati, complessi, oppure siamo nella norma per quanto riguarda De André? No, questo è un... CD da dove abbiamo tratto i pezzi un po' particolare, perché esce un po' fuori dai canoni. Infatti ci sono degli strumenti nuovi, degli strumenti etnici, degli strumenti poco usati, infatti ci sono state delle ricerche, c'è il buzuki, ci sono degli strumenti a fiato particolare che è un po' della tradizione popolare ligure, sì, mediterranea, oltre che ligure mediterranea. Dove si crea proprio un ambiente che ti fa pensare a qualcosa di arabo, a qualcosa di... al porto, alla mescolanza, insomma. Ma interessante, quando hai iniziato a suonare, fra quanto? Un quarto d'ora, credo siamo pronti. Se tu la smetti di intervistarli, allora, magari loro no, allora possono anche andare a suonare. Mi lasciamo riscaldare, mi sa che ne vedo un po' bisogno. Prima di chiudere volevo dire, questo è il quinto appuntamento qui, sì, al Centro Multiculturale Officina. Cioè, se voi paragonate... un'immagine del primo, un'immagine del secondo, pian piano stiamo invecchiando, non so se si vede, però devo dire bisogno di mantenere una buona cera. A voi, allora, buon concerto stasera. Grazie, buon ascolto e grazie a... Ma quando voi vi rivedete, perché insomma vi rivedete, e vi piacete? Come stanno andando queste sere? Assolutamente no, io non mi piaccio mai. Mi piace soltanto mentre stiamo suonando ascoltare mentre siamo live. Andare, non mi vedo mai e non mi piace rivedermi. Quindi insomma questa intervista è per i pochi che riusciranno a vederla. Sì, no, io non sono abituato a vedermi e rivedermi, cioè è una cosa che tu lasci nel momento in cui la fai. Io la penso così, nel momento in cui la fai tu lasci un segno, lasci qualcosa, poi la volta successiva avrai altro da lasciare, da trasmettere, e quindi guardare quello che è passato un po' mi lascia un po' così e preferisco non guardare. Sei uno che viaggia, come giustamente tutti quelli che vivono e nascono nel Mediterraneo. Preferisco guardare avanti e non indietro. Ringraziamo allora Silvia Saudacci, gli altri due quarti di Faber Tardi e poi Faber Quartet, li vedremo tra pochissimo sul palco qui dell'officina. Grazie a voi, grazie a tutti e buon ascolto. Ciao. Grazie. E noi spediti vi ricordiamo che siamo in diretta live streaming sul canale live stream no sul volta. Canale Ustream abbiamo cambiato sul canale Ustream di messinaora.it, e che poi comunque potrete rivederci naturalmente quando lo volete on demand sempre sul canale Ustream, ma anche su arrivando attraverso Messina Ora su YouTube, sul nostro YouTube. Canale YouTube, perché vi ricordiamo che comunque Messina Ora produce tante rubriche video, comunque interviste, tanti documenti video che potete vedere tutti sul nostro canale YouTube. Facciamo un momento promozionale per quanto riguarda il nuovo servizio di Messina Ora, nato qualche settimana fa. Stiamo parlando di Messina Easy, dove è scritto Messin Easy, quindi Messinisi. Ma si legge Messinisi. Messinisi.messinaora.it è il sito, dobbiamo dirlo perché se vogliamo che la gente ci arrivi bisogna comunque specificarlo, e dove potete liberamente inserire l'evento che sta organizzando una festa,
tac, mettete sì, l'evento. Perché in realtà non è vero che in città non c'è nulla da fare, nessuno organizza. La città pullula, è molto ricca di eventi, piccoli e grandi. Noi non stiamo qui a verificare o a decidere cosa è meglio o peggio, perché poi la gente è intelligente, sa decidere da sé. Quello che abbiamo voluto fare è stato offrire effettivamente uno strumento nuovo. È molto interattivo, perché comunque voi potete attraverso il modulo inserire l'evento e poi attraverso dei tag, per esempio, non so, metti tag teatro e ti ci trovi il teatro. Sì, ci escono tutte le occasioni per vedere teatro, oppure convegni, eccetera. Insomma, è un sito molto, molto divertente anche da scoprire, fatelo, quindi www.messinisi.messinora.it. Andiamo avanti, sì, con le nostre interviste, perché già li vedo, già lo vedo pronto con la sua giacchettina bianca. E io mi sposto. Che poi giacchettina non è, ma una camicia. Beh, buonasera. Ormai buonasera. È una vera camicia da pittore. Non dare le spalle al pubblico, Tony. Lo facciamo dopo, lo facciamo dopo. Vieni. Come va? Bene, grazie. Voi ragazzi come state? Molto bene. Hai cambiato caffè o questa è azzurra? Che ho fatto? È azzurra, questo le sono le luci. No, sono i colori che via via che li uso hanno tinto la chiesa. È azzurra perché stasera si parla di Mediterraneo. E qua sorge un problema, che io nella mia distrazione ero convinto che oggi il tema fosse le donne e il Mediterraneo. Avevo immaginato una donna danzante, dicevo, a cristiana, intrecciata con questo pesce spada. Farò solo il pesce spada. Mi sa di sì, se poi... Se puoi fare anche due braccioli di pesce spada. Ah, diciamo. No, ma mica lo cucino il pesce spada, è crudo, io lo faccio crudo, poi sono fatti vostri. Allora, quindi diciamo, quindi in realtà quindi c'è una preparazione, quindi pittore estemporaneo, ma in realtà tu ci pensi lo un pochetto. Lo sapevo che mi dicevi così. No, io già in effetti mi avete fatto questa domanda. Sicuramente l'aveva fatta sempre lui, perché. Ma veramente, a pensarci bene, la domanda l'aveva fatta lui. Sì. Ci mancava se non gli devi ragione. Come faccio? Tu mi hai detto che il direttore gli devo dare ragione. Però è vero, l'hai fatta tu la domanda. Ammetti e riconosci le tue responsabilità. Va bene. No, dai, sì, è chiaro che al tema ci pensi prima, no? Anche ci pensi un po'. Poi capita, è la natura dell'estemporanea. Capita che in effetti ti stravolge tutto, perché ti ripeto, l'ho detto anche l'altra volta, a volte ti lasci completamente trascinare dalla musica. Altre volte parti con un'idea che poi in corso d'opera inevitabilmente è un'altra cosa. Poi dipende molto dal tema. Ci sono dei temi che inevitabilmente ti portano più a delle immagini anche concettuali, no? Ma poi insomma l'elemento mare, l'elemento mediterraneo, cioè intanto Mediterraneo in realtà non è solo mare, per te cos'è Mediterraneo? Sono la macchia. Le mandorle. Continuiamo così, abbiamo fatto il mercato, Aiupira, Puma, Persichi. Le voci del mercato. Le urla. C'è la canzone anche dove ci sono le voci del mercato, sì. Il Mediterraneo è il clima. Beh, ma noi vorremmo capire un po' il tuo Mediterraneo. Vogliamo dire che il Mediterraneo è energia, è quella magica energia mediterranea, vabbè, già cantata e decantata da grandi poeti, non ci vogliamo minimamente paragonare. Ecco, cerchiamo però di esprimere proprio questa forza, anche, io non vorrei essere ripetitivo, anche magica, anche alchemica, perché non può esserci per me, per il mio modo di vivere l'arte, una pittura senza un'impronta in qualche modo. Non voglio scendere nell'ambito dell'esoterismo, non è quello, è proprio quella parte interiore che spirituale è, assolutamente là. Ci sei sceso, mi dispiace, ci no, sei sono sceso salito in questo okay, caso, okay. Sono salito. Invece per qua, mi dispiace, il mese scorso che era il sacro, quindi cioè, sei un mese in ritardo. Mi dispiace per il sacro. Ma perché no, quando il tema è sacro noi necessariamente siamo un po' più bassi, no? Perché è il contrasto, perché a volte per arrivare ragazzi, al sacro vado, devi necessariamente toccare il fuoco. Me ne vado, ho capito? No, in realtà quello che volevo chiederti, oltre a fare le domande, diciamo,
diciamo solide. Volevo chiedere, infatti appunto, se, io che ci sto a fare, guarda, mi offro da bere per questo. E il, no, in realtà tutti stiamo parlando, sta venendo sempre fuori con tutti un po' il problema del genovese. Tutti si parla mediterraneo, De André genovese. Oddio, il genovese non si capisce, oddio, lo dobbiamo spiegare. Tu non hai di questo genovese problema. Lo dobbiamo spiegare comunque. No, però io non ho questo problema perché conosco le lingue, come tu sai, e quindi... Questa era difficilissima questa cosa. No, però in questo caso io conosco i testi, perché sai, mi è venuta la curiosità. È un po' come quando ascoltavamo le canzoni in inglese. Lasciamo stare che oggi ormai un po' l'inglese in qualche modo lo capiamo. Yes, no, vabbè, perché non è inglese quello yesterday, addirittura, che già è difficile. Yes, tomorrow, tutte queste cose. E poi no, quando ascolti quelle grandi canzoni, i grandi cantatori inglesi, un po' ti incuriosisci dopo un po'. Dici, ma se quello dicono che è un grande cantatore, noi conosciamo i nostri cantautori, ti incuriosivi, andavi ovviamente a prendere la traduzione. Questo l'abbiamo fatto anche con De André, chi insomma si è un po' domandato. Ci ha pensato. Uno dei primi testi in genovese che io, di cui mi procurai la traduzione fu Creuset de Ma. Infatti l'unico che riuscirei a cantare, perché è difficilissima la pronuncia. E noi raccontiamo, Andrea ha raccontato il suo Mediterraneo, io cercherò di raccontare il nostro, non voglio dire il mio, non sono così egoista. Tu non dipingi quindi in siciliano? Lo uccidiamo insieme, ti però prometto, guarda che per l'ultima puntata... Guarda, vedi, questa te la puoi rigiocare, guarda, non ti chiedo neanche diritti. Non ti chiedo neanche perché, se tu ci pensi è bella. Non ti chiedo neanche i diritti, guarda. Guarda, ti dedicherò qualche pennellata in siciliano. Grazie mille, onorato, davvero. Sì, è stata grande questa. Grazie. Ok, quindi allora ricordiamo, Tony Giuffrè sarà presente sul palco, sempre sulla sinistra. Per chi appunto lo volesse scorgere sul nostro, sempre sulla sinistra. Ho cercato di buttarmi a destra, ma... con scarsi risultati. Io non so se te l'ho chiesto, ma al di là, diciamo, di queste opere che tu fai, c'è un sito dove possiamo vedere comunque quello che produci, che dipingi, o no? Una galleria online? Ci sarà prossimamente. Bene, allora. Molto presto. Ci prometti che quando ci sarà ce lo viene a dire? Molto presto, ve lo comunicherò. Sarà pubblicizzata su Twitter, su Facebook ovviamente, e ci sarà questo blog dove saranno affiancati i dipinti con qualche piccolo testo un po' per introdurre, e anche altri tipi di opere, anche qualcosa che ho scritto. Ci sarà questa mini galleria per... Beh, se ti serve una consulenza per i testi, Fabio Bruno è... Mi serve sicuramente. La vostra consulenza mi servirà assolutamente, anche perché non sono molto molto esperto in fatti didascalie. Ma no, più che didascalie è proprio il computer che mi inquieta. Pensa che da piccolo mettevo la monetina nei videogiochi, all'epoca c'era, perché ho un'età, c'era lo Space Invader che era il massimo della tecnologia. Io non capivo perché appena io mettevo la monetina compariva la scritta Game Over, la prima cosa che io ho imparato in inglese è Game Over. Ma che significa questo Game Over? Ci hai finito. Allora ho capito che avevo un rapporto conflittuale con... E via lì, con i pennelli. Ah, sì. Ecco il perché. Ha capito tu, una biografia in un minuto. Mio vedi perché diceva, è geniale. Farai l'ingegnere. Papà, ti devo dare una delusione. Farò il pittore. Tony, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Bocca al lupo per stasera. Grazie, grazie tante, grazie di tutto. Veramente, visto il tema, anche in culo alla balena sta bene. Certo. Balena mediterranea. Certo. Ci tengo. Vabbè. Ciao. Ok, e mentre Tony saluta Palmira e ci impalla davanti, noi proseguiamo. Mi sento strana. Perché ho detto una parolaccia in diretta. No, vabbè, ma non si preoccupare, siamo grandi abbastanza. Dire, poi oggi è carnevale, ogni scherzo vale. Mancano i coriandoli, Fabio. In effetti sì, dovevamo portare i tuoi coriandoli. Io avevo messo il gilet a fantasia. Sì, il gilet di Arlecchino. E infatti sì, perché ho detto ora mi metto la maschera. Però poi mi faceva troppo casalinga. Sai i video quelli degli anni 80 dove le persone si spogliavano in maschera? Ho detto no, era meglio di no, certo. E quindi ho detto, mi sono buttato più sul gilet pezzato.
che comunque è pezzato vero, sì. È bello, non è che no, certo. Mi sta piccolo però. Allora, in realtà avevamo un altro ospite, ma è sparito. Sì, nel frattempo si è un po' dileguata nell'ombra. Facciamo un po' di melina allora in questo, quello che no, si fa in questi casi. No, ma credo anche che se mi fanno un cenno dalla regia, dove in questo momento sono molto impegnati, sì. Potremmo anche capire che tempi abbiamo, perché magari noi possiamo chiudere lasciando un po' di spazio alla fine del documentario per poi insomma passare la parola. Abbiamo ancora quest'altro, no, mancano 10 minuti, quanto manca? 5-10 minuti, allora no, vedi che abbiamo un po' di tempo. No, allora abbiamo detto di Messinisi, Messina. Ora per adesso sta andando avanti, diciamo, è uscito da poco Cinepassione. Cinepanetto è un'altra cosa. Tra l'altro per questo mese l'appuntamento è sdoppiato. Infatti è uscita la prima o la seconda parte? È uscita la prima parte, quella in cui praticamente Umberto ci mette in rassegna tutte le uscite del mese. Mentre poi per l'argomento centrale, lo scorso mese ha avuto un grande successo la puntata dedicata al western, perché in realtà è un genere che insomma fighissimo, eccetera. Questo mese non so di cosa vorrà parlare, però lo scopriremo appunto nella terza settimana. Bisogna comunque stare connessi a Messina Ora. Sì, questo sicuramente. Controllarli, cercare sempre per vedere un po' che cosa succede. Noi in realtà poi come Messina Ora avremo alcuni appuntamenti di rilievo, oppure che tu sappia oppure no. In questo momento non mi viene in mente nulla, anche perché insomma in effetti appuntamenti sono tanti. Noi chiaramente c'è un'agenda molto fitta, anche perché adesso in prossimità delle amministrative insomma verranno diversi personaggi anche di carattere nazionale qui a Messina a fare un po' il giro. Ci sarà anche Luca Cordero di Montezemolo. Anzi, a proposito, Fabio Bruno, io ti vedo bene all'intervista. Io già lo incrociavo una volta Luca Cordero di Montezemolo. Stava tornando in macchina con moglie e figli. Ho capito, ma io ti stavo dicendo una cosa seria. La cosa divertente era bravo giornalista. Era divertente perché i figli. Sì, allora. Pazzesco! È arrivato dalle ombre, Alfredo Reni. Lo facciamo accomodare. Un clamoroso benvenuto qui in diretta. Buonasera. In diretta, diciamo, proprio, del tutto era programmata. Se era molto lieto, ciao, Fabio Bruno. Ciao Alfredo. Sì, bene, ok, bene. Lui è un neofita della radio e quindi. Non siamo in radio. No, okay. Siamo. No, appunto dico. Quindi è un esperto della televisione. No? In realtà non sono esperto io. Vabbè, comunque. No, è il nostro Fabio. Dico, mi hanno detto vai su. Sì. E non ho idea però. Allora, ti spieghiamo brevemente, però strano che tu non lo sappia, perché noi ormai da 5 mesi, ogni primo giovedì del mese, siamo qui in diretta dall'officina. Stasera gnocchi, ma quella di tradizione, no. Perché in realtà abbiamo sposato fin dall'inizio questo progetto di seguire questo percorso attorno a De André, quindi ogni primo del mese dedichiamo proprio un'intera trasmissione in diretta. Yes. Alfredo, tu invece è la prima volta che ti vedo qui. Il giovedì sera sì. Sì, è vero. Generalmente cosa fai il giovedì sera? No, non ho ricordi così netti. Faccio delle cose, ma spesso può anche essere che sto a casa, potrebbe uscire per forza. Ho ansia, capito. Ansia. Poi stasera era una di quelle serate in cui. Molto fredda, in effetti. Sì. Bisognava stare a casa, invece. Stranamente è un freddo che non ti aspetti, perlomeno stamattina sembrava una buona giornata, ma comunque. Insomma, tu per il tuo percorso. Il meteo sembra che stiamo sull'autobus a parlare, no? Dico. Anche coda alla posta. Per il tuo percorso, insomma, radiofonico, eccetera, con De André non hai avuto molto a che fare o no? No, ci sono stati i periodi, quelli iniziali della radio, in cui ognuno portava i suoi dischi e quindi la sua esperienza, no? E quindi De André ci stava sempre perché. Faceva parte delle scalette, no? Oggi mettere De André è un po' più complicato, però quando sono nate le radio c'era anche questa voglia di trasgredire trasmettendo uno come De André, che invece era un po' fuori dalla radio ufficiale, comunque, no? E in ogni caso anche lui, no, quando ha iniziato era un po' anche controtendenza rispetto alle mode del momento. Che lo volevano impegnato e lui beh assolutamente è stato, adesso forse sono, si alza un po' troppo, vero, perché noi si possa parlare, ma a me fa piacere anche chiudere con te come in radio, no? Adesso ci chiuderemo con un intro, lasceremo lo spazio. Adesso la musica dal vivo.
E quindi Faber, già che ci sei presente lì, tu sono i Faber 4. No, mi fai una brutta figura perché non ho elementi buoni di presentazione oltre il nome Faber Quartet. Quindi... Ecco a voi Faber Quartet. Ah, vabbè, no, pensavo che magari volessi che tu dicessi chi sono. No, li abbiamo già intervistati. Ah, ok, va bene. Allora i Faber Quartet sono in sottofondo, però proprio li lasciamo in primo piano. Buona serata. Grazie mille Alfredo Reni. E allora davvero con questa chicca possiamo anche chiudere qui. Sì. Noi ci vedremo sicuramente il prossimo primo giovedì del mese. Naturalmente staremo qui ad aspettarvi. Chissà quale sarà il tema. Non lo svegliamo, lasciamoci con questa curiosità. Seguite, perché su Messinisi ci sarà scritto sicuramente. E quindi noi lasciamo lo spazio e la musica a Faber Quartet. Ciao Fabio. Grazie Palmira, grazie padre che ha curato la parte tecnica. Buona ciao visione. L'erbe grasse o su da me. Se venio dette moi spremi un ta macaia d'estè e ho agrude sangue legge denti de lei. E i ruggini surdati che raggi cascuma buca cacioe debè a scuria gente come a selvaggina finché sangue sarvago non gas morto a que e dopo i feringuo i feri da prigion in teferia semenza velenusa da deportazione perché le nostre d'accenio Nupeia ci cresci nel munispica di figio. Ciao Beni, l'eredità le scusa. Testa si te, cabruge, finta sei a chechina. Su gran cielo da fuga beate morte pizzi
grazie. Chiedi alla polvere, John Fante. Questo è l'oceano e questo è Arturo. L'oceano è reale e Arturo crede che lo sia. Poi volto le spalle al mare e non vedo altro che terra. Continuo a camminare e la terra si estende fino all'orizzonte. Un anno, 5 anni, 10 anni senza vedere il mare. Cos'è accaduto al mare, mi dico. Il mare è qui, rispondo, nel magazzino della memoria. Il mare è un mito, non è mai esistito. E invece c'era, lo so, perché sono nato sulle sue sponde, mi sono bagnato nelle sue acque, mi ha nutrito e mi ha dato pace, e le sue affascinanti distanze hanno alimentato i miei sogni. No, Arturo, il mare non è mai esistito, non è che desiderio il tuo, ma continua pure a camminare nel deserto. Non lo rivedrai mai più il mare. È un mito in cui una volta hai creduto. Eppure sorrido, perché ho ancora il salino nel sangue e la terra, con tutte le sue strade, non riuscirà a confondermi, perché il mio sangue tornerà alla sua sorgente. Teste fascia galea, e s'aprese se gana luna, a me le resta du valea. Penure mena lua fortuna, into mezzo d'un lago e un pesce tondo, che quando vede brut o vancio fondo. Into mezzo d'un lago e un pesce palla, che quando vede bella o bene galla. E ho posto di anni che invece neve, se son pige gambe a me brassene, da lua canzun la cantaute mu, e lu se gangio in travaggio du, bugate de bugan pregiù me, e spuncia spunciorem fino a pe, bugate de bugan turta io, e ti addio rem fino che e questa è la mia storia e da veggiù con te mo prima che veggia a me peste in tu morto. E questa è la memoria, a memoria tu siga, ma non ci libri di storia, sin anche Budan Pasha. E su tutti i mondi gran caro, e un muro un te brodo te faro, na mette cu freddo te morde, u te giascia o te spua te remorde. Eu peio a se tu pensa meca, eu vete eu rinche na seca, que tu último alemecho, sarvando que a vida eu chaveco. Amo me bela mu, as fortuna lengre comum, que tu anjo a testa do pele num. Amo me bela mu,
sfortuna l'embelin che c'è un giocù più vicino. E questa è la mia storia, e dove giù con te non prima che vegeia a me peste in tu morta. E questa è la memoria, a memoria tu siga mangi di brida e storia sin anche budan pascia. E dici a chi mi chiama rene che a tutte ricchezze l'argento e le si nanga lasciute l'ugia su c'è stemmendo ma un posto tu seni in tu mese d'una che un pesce tondo che quando vede brutta va in su fondo. In tu mezzo d'un mare che un pesce falla, che quando vede bene lo vegna a calla. Grazie. Mappa del nuovo mondo. Derek Walcott. Alla fine di questa frase comincerà la pioggia. All'orlo della pioggia una vela. Lenta la vela perderà di vista le isole. In una foschia se ne andrà la fede nei porti di un'intera razza. La guerra dei 10 anni è finita. La chioma di Elena, una nuvola grigia. Troia, un bianco accumulo di cenere vicino al gocciolar del mare. Il gocciolio si tende come le corde di un'arpa. Un uomo con occhi annuvolati raccoglie la pioggia e pizzica il primo verso dell'Odissea. Beh, innanzitutto buonasera a tutti e ben ritrovati al quinto appuntamento qui con questo percorso, questo viaggio su Fabrizio De André, che peraltro è un viaggio abbastanza impegnativo, siamo anche abbastanza stanchi, che è un lavoro abbastanza, anzi più che abbastanza oculato quello che stiamo facendo, di ricerca sui testi e anche sulle musiche, cercando di rendere al meglio quello che, di concentrare un pochino quello che viene appunto eseguito dal palco di Fabrizio De André, quello che si è visto nei concerti. Il brano che segue, dopo aver sentito i primi due, è La Pittima, persona noiosa e pedante a cui veniva affidato l'incarico di riscuotere i crediti difficili, un po' una specie di agente di Equitalia dell'epoca. Nel brano precedente abbiamo potuto seguire un po' le gesta di Scipione Cicala, personaggio che ha avuto a che fare anche spesso e volentieri in maniera negativa nell'area dello stretto, con danni maggiori arrecati alla città di Reggio Calabria. Mentre il brano prima era un brano che parlava un po', diciamo, il pianto di un padre in un momento di guerra, di disperazione, che piange il suo figlio. A Pittima. Thank you.
cosa che posso fare, se non vedrai se tu fai mai non, se in fondo ai brassi non due mani, tu massacrare. E mi compugno con panni, con una cascetta da argandì, giusto per scondirmi con vestito, darei un figlio. E vado in giù a cercare di me, a chi sei degno che non prestai, e che domando ti mi da me, ma in mezzo a gente, e a chi non veda se raggiù, che appare strano a contro tron, e mando a te che vive la caio, ma buon mercoledì. Mi sono abituato a rispettare e mi anaggio a contare che con la vittima destra sei che da domani. Un indovino mi disse, Tiziano Terzani, la nave fu una vera gioia, una grande, bella nave, fatta una trentina d'anni prima in un cantiere di Amburgo, con i camminamenti di legno, le cabine con gli oblò, un ristorante, una sala da ballo, un bar, una moschea e una chiesa. Una nave, insomma, come usavano un tempo, una nave come una piccola città da esplorare, in cui camminare da cima a fondo, salire da un ponte a un altro, stare a un parapetto a guardare l'orizzonte o a cercare fra i passeggeri la faccia interessante di uno con cui si ha voglia di parlare. Evviva le navi, con il loro ansimare, scuotere, sospirare, con il loro gioire delle carezze delle onde, con il loro godere nell'amplesso del mare. Le navi sono a misura d'uomo. Teniamole in vita come una prova d'amore, usiamole per far felici gli ultimi romantici. Il brano che segue adesso è Asimma, tecnicamente sarebbe la cima, ma non è, qua non si intende la cima di un termine nautico, ma è un piatto, piatto tipico regionale ligure, e trovo che il bello dei testi di Fabrizio De André sia appunto il fatto che lui riusciva anche da una ricetta gastronomica a tirar fuori una poesia, e questo è il caso di Asimma. Tita de Shelende Gutum Matin Caluja la Pentera e la Truimar
dite mie, auspe giudentiani, o seus amia, os beijo da rusa. Dime teu bruto, rede num tencantum, que se taca pasgujan cuginastria, a joede conta e page que gesum, acima de sangue na leza cuja, se serena terras tua, carne tenia no fai tenegra, no turna tua. Belle destra punta de tutto bum, prima de battesalum tu prevo giun, un due cugin dritum punta de te, da surbienzu vitum tipum sige, aia de luna veja de seu de neja, o céu do pé da testa las ausente, ou tu de mão miscio de persa leja, cosa trufa, cosa truda che io sei. Se serena taras tua, carne teni e non fai tenegra, notturna tua, e in tu nome e Maria, tutti gli aui da sta pugnata, a nene via. Lasciando tutto fiume del teu mestre, tu che ho fanti la prima tutela, mangia e mangia, non sei chi fai mangia, se serena terascu, carne teni e non fai tenegra, non torna tua, e in tu nome de Maria, tutti gli aui da sta pugnata, a nene via.
Grazie. La linea d'ombra, Joseph Conrad. Bravo Alfonso, bravo. La massiccia caligine asserragliava così da presso la nave che allungando la mano fuori bordo pareva di toccare qualche sostanza straordinaria. C'era in essa un orrore inconcepibile, un mistero indicibile. Sopra, le stelle spandevano una luce fioca fioca, senza alcun riverbero sull'acqua, attraverso l'aria massiccia, tramutata in fuligine. Non avevo mai visto nulla di simile. Impossibile indovinare d'onde verrebbe il cambiamento. La minaccia incombeva da ogni punto. Non c'era ancora nessuno alla ruota. L'immobilità immanente era perfetta. Il mare, per rapporto all'aria pastosa, sembrava solidificato. Inutile guardare attorno, cercare un segno, speculare sull'imminenza della conflagrazione. Fra poco, la procredente caligine avrebbe ingoiato le pallide stelle tralucenti sopra la nave e il termine d'ogni cosa sopraggiungerebbe senza un sospiro, senza un sussulto, senza un mormorio e tutti i nostri cuori cesserebbero di battere come orologi esausti. Impossibile scuotersi di dosso quel senso di assoluta fine. Nella calma che mi invase, mi parve pregustare l'imminente annichilimento. Ne ebbi come una specie di conforto, come se d'un subito la mia anima si fosse rassegnata a una cieca, eterna inerzia.
Oceano Mare, Alessandro Baricco. C'è qualcosa da cui non puoi scappare. Il mare. Il mare incanta, commuove, spaventa, fa anche ridere alle volte, sparisce ogni tanto, si traveste da lago, oppure costruisce tempeste, regala ricchezze, non dà risposte, è saggio, è dolce, è potente, è imprevedibile. Ma soprattutto il mare chiama, non smette mai, ti entra dentro, ce l'hai addosso, è te che vuole. Puoi anche far finta di niente, ma non serve, continuerà a chiamarti. C'è la lunga, se non butti la rete non te ne lascia una, e alla riva sbarcherà, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni tre anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni tre lacrime batte la campana. Passano le ville genti con gli occhi di vetro scuro, passano sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende. Ogni tre anni c'è una stella marina, ogni tre stelle c'è un aereo che vola, ogni tre notti un sogno che mi consola. Stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal mare, se prendo il pesce d'oro me la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni tre anni c'è una stella marina, ogni tre stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone c'è una stella marina, ogni tre stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora. C'è la lunga, se non butti la rete
non te ne resta una, non te ne lascia una, non te ne lascia. Benedetto, le tastiere. Retablo, Vincenzo Consolo. Antichi e ricorrenti sono i naufragi. Sono d'ogni epoca, d'ogni avventura, sogno, d'ogni frontiera elusa. Noi, naufraghi d'una storia infranta, simboli di un epilogo, involontarie comparse, attoniti spettatori di questa metafisica, di cui non conosciamo i confini. Dimenticammo l'inizio, ignoriamo la fine, ma riferiamo incauti il vario apparire nelle luci e nei tempi irriferibili. Da trasparenze di fondali, dal placarsi di onde sopra onde basse, da risacche lievi, dal riemergere di ciottoli, legni, ferri levigati, dalla breve scogliera si erge inclinata la nave fantasmatica nell'incendio dell'estremo raggio. E sulla nave, sul tamburo della plancia, batte gli zoccoli uno svelto cavallo di Grecia o Barberia. Su un altro scoglio, sui rottami d'un veliero, contro la murata, gli anfratti e le volute d'una vela, sta assorto un marinaio, cavo come il barile a cui s'appoggia, nell'attesa di trasmettere o ricevere un impossibile messaggio. Ma grave è il sonno, grave è il tedio, la stanchezza. Sembra non ci sia più scampo alle paludi, ai naufragi invisibili o obliati. Non resta che il silenzio, il vuoto, una statua riversa dentro l'acqua. Sin tu pesinici, che in via,
cani mucichi di cui vai. E l'occhi la burrica, aia di lumari. E hai tu da vivi e scia lumastrale. E i tassi tunchia a petulata, ea, 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 ea. I tuli spundi un inghito tu, ea, 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 ea. Oh, bella mea, laina luna, ah, bella mea, capitali. Ma cuyo asino, riscino.
visini dai nello che dagli documenti e scisini fratelli in primo e il sito un chiave tu lata e grazie. La nausea, Jean-Paul Sartre. Gli occhi, spalancati e fissi, riflettevano passivamente il mare e il cielo. Tra poco tutti sarebbero tornati a casa a bere una tazza di tè in famiglia, sulla tavola della sala da pranzo. Per il momento volevano vivere con il minimo di spesa, economizzare i gesti, le parole, i pensieri, fare il morto. Non avevano che un solo giorno per cancellare le rughe, le zampe d'oca, le pieghe amare che fa il lavoro della settimana. Un solo giorno! Si sentivano scorrere i minuti tra le dita. Avrebbero avuto il tempo d'ammassare abbastanza giovinezza per ricominciare da capo lunedì mattina. Respiravano a pieni polmoni perché l'aria del mare vivifica. Soltanto i loro respiri, regolari e profondi, come quelli dei dormienti, testimoniavano ancora della loro vita. Camminavo in punta dei piedi. Non sapevo cosa fare del mio corpo, duro e fresco, in mezzo a questa folla tragica che si riposava. Il mare adesso era color ardesia. Saliva lentamente. In questo viaggio attraverso i testi dialettali di Fabrizio De André, cosa peraltro molto 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 complessa, cioè ce la mettiamo tutta, io cerco di fare del mio meglio, anche se è veramente difficile riuscire a darvi il giusto messaggio, grazie. Adesso andiamo avanti con un brano, una specie di bocca di rosa degli anni 90, se vogliamo, solo che molto più troia, se vogliamo, ecco, se vogliamo essere... usare un linguaggio terra-terra. Fabrizio De André ammetteva in questo testo, che peraltro parla di una prostituta super, e diceva in un'intervista che fortunatamente è cantata in lingua dialettale, quindi quelli che sono dei termini veramente sporchi in lingua italiana possono essere passati per qualcosa di musicale in lingua genovese. È il brano un po' porno, se vogliamo, della discografia di Fabrizio De André, e vi invito magari ad andare anche su internet, o chi già lo conosce, a vedere la traduzione, che è abbastanza interessante. Non sembra neanche De André, però è la sua. Jamin A. Palace Cure
acqua a bocca stanca, moscio da carne dura, stella negra che luce, me ve giù a demora, te lumi tu, tu, della meditabia. Ma se jamais ti me perdoniamo, se non riesci a sapere come te pensi, tengo pesce di vino, troppo dette gambe, l'ultimo respingiamo, già muete sande, tengo pesce di vino, troppo dette gambe. Grazie. Adesso c'è un altro brano simbolo della discografia di Fabrizio De André, e il titolo che dà anche il nome all'album è Creuse de Mar.